Prepariamo la pappa a Tiaghino. Dopo le tante critiche ricevute sul suo amato girello, l'ho messo finalmente nel box a giocare un po' e a guardare un po' di tele. Nel frattempo ho bollito l'acqua, ho preso patate e carote, ho lavato e pelato una carota e due patate e poi appunto le ho messe dentro l'acqua così che bollissero. Ho frullato per bene e ho messo un omogenizzato liofilizzato di tacchino e poi due cucchiai di crema multicereali. Per favore non cominciate a dirmi che sono troppo poco, che sono troppe, bla bla bla. A lui piace così. Poi ho mescolato tutto per bene e gli ho dato la pappa. Ricordatevi che non tutti i bimbi sono uguali, quindi per tutte le mamme che si sono sentite pediatre, mamme perfette sotto i miei video, magari quello che fate voi per il vostro bimbo va bene, ma magari non va bene per il mio. Accetto comunque le critiche costruttive, era chiaramente soltanto una precisazione. Ora vi lascio a questo momento mio di Tiaghino. Ho finito di dargli la pappa, non l'ha neanche mangiata tutta perché secondo me era molto stanco. E poi sono andata a cambiarlo e qui erano tipo le 9:30 di sera. E gli ho messo la cremina su tutte le punturine che aveva di zanzara, poverino. E poi siamo andati insieme a preparare la camomilla. Qui ho messo l'acqua nel microonde a scaldare e poi ho messo dentro 2 cucchiai di camomilla. Subito dopo l'ho messo a dormire perché era stanchissimo e questo. Tra tutto il casino che dovevo sistemare, chiaramente, quindi mi lascio un bel timelapse di io che sistemo bene tutto perché c'era un casino tremendo. E questo era il risultato. Abbastanza bene, dai. Chiuso il box e mi sono riposata un po'. Buonanotte.